la Volkswagen Caffè, la Peugeot 206, ed è la Volkswagen che va avanti a tutti. Mamma mia, ha rischiato un cappottone clamoroso. Yeah, che però riesce a riprendere la corretta via e quindi si continua. C'è stato comunque un contatto anche con un New Jersey che è andato completamente distrutto in partenza, ma andiamo a seguire le altre vetture che stanno ovviamente continuando questa finale di gruppo C. Terza finale in programma delle 5 per il campionato svizzero. No, il sub gruppo C che ha mamma mia visto che numerosi dolore. Partecipanti, ma ancora di più nel gruppo D. Ma pare che c'è il titolo sconfitto Attenzione perché ci sono vetture ferme sul percorso, qui davanti a noi la 561, la vettura di Eberle che si era girato anche qua davanti, continuano e siamo arrivati a metà gara per... La Golf che era ferma lungo il percorso, però va a fermarsi all'ingresso della curva in asfalto, del curvone in asfalto, viene segnalata la sua presenza dai commissari che sbandierano le due gialle. Ecco che arriva ancora Hop in chiusura di questo penultimo giro. Terza per Schwarz, Dold, Farni. No! Arrivando più ritardato rispetto agli altri, più in ritardo con la 504 anche Wieser, mentre invece Dorr è fermo lungo il percorso, ultimo giro, ultimi metri. Salutiamo la vittoria della Volkswagen Caffer del Ope, è lui ad aggiudicarsi questa finale del gruppo C. Ope la chiude in 2:40.